Quinto posto, questo è l'Aiden Jackson che ricordavo, una gara splendida oggi. Pessimo pilota, fa una buona gara su 10 e all'improvviso diventiamo nostalgici di quanto pensavamo che avesse talento. In realtà il talento ce l'aveva prima che ce e ce l'ha adesso, deve solo togliersi dalla faccia quell'aria che da cane ha bastonato, lol. Quest'anno la Cannondale sta andando meglio di quanto pensassi, Jackson quinto non male. Ho sempre detto che Jackson era un buon pilota, è incredibile quello che riesce a fare con le giuste persone a guidarlo. Minchia Devon. Jackson dice che preferirebbe riavere accanto Ackerman piuttosto che guidare con Callio Devon. Sto ridendo da solo, ben detto Aiden. Dai, voglio solo parlare, Cal. Te l'ha chiesto lui, vero? Smettila di pensare a lui, parla con me. Da piccoli correvamo spesso insieme e quindi c'era sempre chi faceva meglio. Così, tornando a casa in macchina, c'era sempre uno dei due che era felice e l'altro profondamente triste. Non c'era una via di mezzo. Come se fosse impossibile per entrambi essere felici allo stesso tempo. E da allora è sempre stato così. Senti, è il mio lavoro parlare con i piloti, Cully. Sì? E chi ti ha dato il lavoro? Perché fai così? Non è neanche con me che sei arrabbiata. Beh, magari è così. Davvero, ancora? Eravamo bambini, Cully. Tu mi hai abbandonata. Oh, andiamo, cosa potevo dire? Oh, grazie, papà, che investi sulla mia carriera, ma temo di non poter accettare per non ferire i sentimenti della povera piccola Cully. Certo che no! E allora cosa? Non doveva essere una scelta. Aveva i soldi per finanziare entrambi e volevo solo che ti battessi per me. Non mi ha mai ascoltata. Ascoltava soltanto te. Beh, eravamo piccoli. Già. Ma ora siamo adulti. Sì. Beh, se può essere di consolazione, non sono molto competitivo adesso. Non lo sei mai stato. Mi dispiace, Cully. Per tutto. Sei sempre stata più veloce di me. Ecco, l'ho detto. Sì, certo. È vero. E eri sincero? Certo che no. Più veloce di me? No, no, non è mai stata più veloce di me. Le sarebbe piaciuto. È stronzo. Ma se c'è una cosa che ho imparato da mio padre è che a volte le persone hanno bisogno di sentirsi dire ciò che vogliono. Sai com'è. Che bastardo, raga, mamma mia. Nel corso degli ultimi weekend di gara, Brasile, la Cannondale è riuscita a dimostrare un po' di quella costanza tanto cercata. Il paddock si dirige ora in Brasile per la penultima gara della stagione. Sarà l'ultimo episodio questo, raga? Spero di no. Mamma, Cully continua a leggere della questione finanziamenti. A quanto pare è un problema solo se non arriviamo quinti. Cosa ne pensi? Non lo farà davvero, no? Diavolo, sono soltanto due stagioni. E la Cannondale non è di certo la peggior scuderia sulla griglia. Tu sì che ci sai fare con le parole, ma cosa ha da dire tuo padre a riguardo? Non ne ho idea. Non ci hai ancora parlato. Sono sicura che puoi capirmi. Sì, ma io non devo lavorare con lui. Senti, non ti deve piacere. Devi solo provare a parlargli. Parli come Devon. Magari Devon ha ragione. Ah. Sì, sì, certo. Grazie, ma devo andare. Ti voglio bene, ciao. Raga, chi è questo account? Il ruolo di Devon, la Cannondale sparano idee di Davido. Fanno quello che dice o ritira i finanziamenti. Sono terrorizzati. Ma raga, comunque i tweet sono troppo belli, eh. Sì, certo. Già. Perché ti comporti così? L'ho visto nel paddock. E credo che fosse a San Paolo. E sì, alla fine ho deciso di parlargli. Volevo solo sapere il perché. Scusa, ora devo proprio andare. Ti richiamo. Cully, quindi adesso posso parlarti? Perché ti comporti così? Così? Come? Perché sei così duro, intransigente? Per essere un buon investimento, Connor Sport Racing deve avere successo. Sono solo affari. Ma non è così, vero? Scusa? Perché sono in scuderia se sono solo affari? Perché c'era Devon? Continui
Continui a coinvolgere la tua famiglia e ti nascondi dietro un solo affare. È uno dei più grandi investimenti che abbia mai fatto e devo pensare agli affari, Callie. Che credi alla fine erediterà tutto questo? Beh, Devon. Ovvio. Io, a me non interessa nulla. Sono questioni complesse, Callie. Ma se vanno bene gli affari, ne trae vantaggio tutta la famiglia e in ultima analisi anche tu. Hai detto così? L'ultima volta che hai provato a impedirmi di correre non me la sono bevuta a 12 anni, figurati ora. Non capisco cosa tu abbia in mente. Vuoi porre fine alla mia carriera in Formula 1 e dici che lo fai per il mio bene? Hai la vaga idea di quanti soldi ho investito nella scuderia. Ecco cosa ti importa dei soldi. Non cambierai mai. Non mi aspetto che tu capisca. No, papà. Sei tu che non capisci. Devi essere più realista. Tutto qui. Non tutti sopravvivono in Formula 1. Lo sai meglio di me. Quinti in classifica. Quinti? Quinti. Una safety car a fine gara ha dato a Callie Mayer l'opportunità di far girare le sorti a suo favore ad Interlagos. Oh, finalmente un po' di safety car! C'è la safety car in questo giro. Sono tredicesimo, raga. In questo giro. Questa è la nostra occasione. Ah, senza pressione. Ok, via libera. Raga, ho 6 giri per arrivare. Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Raga, ma c'ho le rosse, c'hanno tutte le gialle. Raga, che sorpasso ho fatto! Guarda! Mamma mia! Ok, bel sorpasso. Oh, ma il DRS?
commissari hanno dato l'ok per il DRS. Mamma mia! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 1,9 secondi. Ma che si stanno ammazzando là? Ma ha fatto passare? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Lo fai sembrare facile. Ragazzi, non succede, ma se succede...
ultimo giro, dai, ultimo giro. Lì non lo prendo, raga. Non hanno i quit predefiniti per farmi vincere. Attenzione alla macchina mentre entri. Oh mio Dio! Raga, secondo me potevo vincere. Un'ottima prestazione in pista oggi, Callie. Che ruolo ha avuto la safety car? Sono riuscito a sfruttarla e ha funzionato. Sì, le chance sono migliorate dopo la safety car. Ovviamente scombussola la gara, ma oggi sono stata in grado di approfittarne. Ho visto un'opportunità, ci ho provato e mi è andata bene. La tua prima stagione in Formula 1 sta per volgere al termine. È evidente che hai lavorato sodo, ma c'è qualcun altro che ha influito sulla tua stagione? Devo ringraziare Casper per tutto questo. Era lì per me in Formula 2 la scorsa stagione, ed è stato lui a lottare per il mio posto alla Condersport. Senza di lui potrei anche non essere qui. Quindi, grazie, Casper. Com'è stato lavorare a così stretto contatto con la tua famiglia? La sfida da parte famiglia non sono mai semplici. Considero queste relazioni puramente professionali su cui... Beh, non è stato facile. Diciamo solo che ognuno ha le proprie opinioni. La famiglia non è mai semplice. E questo mamma mia. È vero per la mia. Ci sono voci secondo cui la Connersport potrebbe non esserci nella prossima stagione. Sai dirci qualcosa? Mi sembra una domanda per i nostri investitori. Noi tutti apprezzeremo una dichiarazione pubblica in merito. Fantastico, grazie. Abu Dhabi. In palio c'è il futuro della Connersport e il team principal Casper Ackerman raduna la squadra un'ultima volta prima di quella che potrebbe essere la loro ultima gara in Formula 1. Ma dai, raga, ma... Oh. Ok, oggi abbiamo deciso di provare due assetti differenti. E non c'è bisogno che vi dica come. E non c'è bisogno che vi dica come. Davidoff, ora basta. Scusa? Fuori di qui. Cosa diavolo stai dicendo? È tutta la stagione che sussurri all'orecchio delle persone e ti chiedo di lasciare la riunione. Non fai sul serio. La scuderia non è tua e da domani potrebbe persino non esistere più. Quindi fuori di qui e lascia lavorare in pace chi vuole ottenere davvero risultati. Ne parliamo dopo, Ackerman. Sì, potrai minacciarmi a gara finita. Come vuoi. Mamma mia! Andiamo, Devon? Sì, beh, mi sa che io rimango. Sì. Sì, direi che resto qua. Ok, come vuoi. Sculacciato! Ascoltatemi. Sapete tutti qual è la posta. Se ognuno di noi pensa a se stesso... La scuderia muore. L'unico modo per sopravvivere, per continuare a correre nella prossima stagione, è restare uniti. Ci siamo capiti? No. Aiden. Callie, guardatemi, guardatemi. Ci siamo capiti, sì? Sì. Sì. Se pensate prima a voi che alla scuderia, siamo finiti. Merda, primo o secondo posto, raga? Come ridere, eh? Callie. Ce la faremo. Già. Sesso! Scusami, per... Wow.
Che c'è? Ti stai scusando? Sì. Ti perdono a una sola condizione. Quale? Tu porta a casa la tua parte di punti. Affare fatto. Bene. Su col morale. Sesso! Sai, prima del semaforo verde, tutto quanto è possibile. Tutto quanto. Da una parte ci sono le vere icone di questo sport, i piloti, le scuderie che dettano il passo, che ti aspetti facciano bene. Dall'altra parte ci sono gli sfavoriti. E noi siamo sempre lì, sempre a spingere per una posizione, per un punto in più. Alla ricerca di uno spiraglio per farcela, del più piccolo errore da sfruttare. Ecco, proprio in quel momento, prima che si spengano le luci, è come se il mondo si fermasse. È chiaro? Sono tutti in attesa. E insomma, l'aria si fa pesante. E sapevo che, qualsiasi cosa fosse successa, Connor Sport aveva lasciato un segno nella storia dello sport. E io ero in pace con me stesso. Quindi non eri nervoso? Stiamo scherzando. Ci siamo, è l'ultima. Che bella scena, raga. Fino alla bandiera a scacchi qui tipo allo durissimo. Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, tutto può ancora cambiare. Si spengono i semafori, sui motori, andiamo! Vai, forza Connor Sport! Mica sembra che fermi. Che bella la Formula 1, raga. Ma di che stiamo a parlare? Obiettivo primario. Sorpassa Gasly prima del nono giro. Riusciamo a migliorare la nostra posizione. Coraggio. Dacci dentro, Aiden. Sono Aiden, Guiderò con tutti e due, raga. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il sorpasso. Sapete che non ho mai visto un documentario su Netflix, eh? La Formula 1, l'avete visto? Voi è bello?
mi piace toccarle, raga. Prendi il paletto e portalo a casa. Raga, non mi fate ridere. Sul rettilineo principale, riecco Jackson che recupera posizioni. Ottima Jackson che supera lui. Perez così. Sì, lo è davvero, Carlo. Si vede che questo circuito gli piace. Ricordi cosa ha fatto nella gara del 2021? Un vero capolavoro. Chi se lo dimentica? Oggi la Corner Sport ha bisogno di una grande prestazione. Per ora bene, Mayer. Ottimo, invece, Jackson. Bel lavoro, Aiden. Possiamo guadagnare un'altra posizione. Spingi, dai. Qualcosa non va. Aspetta, un attimo che verifichiamo. Perdo velocità! Ora no. Lo vediamo in pieno rettilineo, è in ottima posizione, ma un momento, sta rallentando! Problemi! Già, credo che abbia un problema, Carlo. Chissà, potrebbe essere il motore? Al muretto stanno alzando le braccia al cielo. È incredibile, è fuori. Eh sì, il motore è andato. Il 2023 è finito per Aiden Jackson. Un'uscita drammatica, non certo quello che si aspettava a inizio della stagione. Che cosa succede? Sì, problemi al motore, sospetto. Aiden è fuori dalla gara. Rimani solo tu, forza, andiamo. Ripeto, Aiden è fuori, hai sentito? Aiden fuori, capito. Cosa? Fammi parlare con lei. Cosa? Perché? Passami le cuffie. Sei davvero sicuro? Sono sempre sicuro. È questo che mi preoccupa. Cali. Devon? Sai, abbiamo parlato al muretto e pensiamo sia meglio se non spingi troppo. Cosa? Perché? Sei indietro, Cal. Non vogliamo rischiare anche il tuo motore. Gestisci la gara e arriva al traguardo. Dobbiamo essere realisti, ricevuto? Scusa, è un ordine di scuderia? Casper è d'accordo. Non puoi recuperare tutto quel distacco, è impossibile. Gestisci l'auto, Cal. Fidati di me, guardala correre. What? Obiettivo aggiornato, vinci la gara. Con questa meno... Diavolo, farò di testa mia. Ehi, è tutto a posto, Calli? Bene, allora ci vediamo. Almeno il quarto posto, raga, dobbiamo vincere. Thank you.
Ben fatto, hai conquistato una posizione. Ci regalerà con 2 minuti di vantaggio. I paletti ce li ha ancora nella macchina, Jackson. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il tuo distacco dalla vettura che ti segue aumenta di 1 secondo a giro. Vabbè. Due auto alla volta, grande, che mossa. Vieni qua, Lewis! Gara mostruosa di Cully Meyer. Che prestazione incredibile. Sono certo che alla Cognosport saranno contentissimi. E se crediamo alle voci, Davide, è una scuderia che è stata in dubbio fortemente, ma è pur vero che hanno dato tutto quel che avevano per tornare in pista. Questo è lo spirito che ci piace. Iva, dopo il ritiro di Hayden a causa di problemi al motore, Cully prende in mano le redini della situazione e riesce miracolosamente a spingere al limite la vettura della Cognosport, per il traguardo assicurandosi il quinto posto nella classifica costruttori. Viva!
Evviva! Evviva! Notizie! Charlie, la protagonista! Adesso mi suona il telefono. Ehi, Devon. Niente male oggi, sorellina. Davvero niente male. L'hai fatto di proposito. Fatto cosa? Andiamo, Dev. Gestire l'auto. Non so di cosa stai parlando, sorellina. Tecnicamente non hai rispettato un ordine di scuderia. Non è così che ci si comporta. Non riesco a credere di non essermene accorta prima. È così ovvio. Devi smetterla di vaneggiare, Cal. È un po' imbarazzante. Sono sorpresa che Casper ti abbia lasciato fare. Davvero sorpresa. Devo andare. Stai dicendo cose senza senso. Ciao. Sì, ciao. Ehi. Papà. California. È stato abbastanza per te? Senti, pensavo che potremmo prendere un caffè insieme domani prima di partire. Il mio volo è verso le 3. Sì, no, non saprei. Due chiacchiere sulla prossima stagione ci farebbe bene. Pensaci su. L'offerta è sempre valida. La fai sembrare una trattativa. È sempre così tra noi, Callie. Fammi sapere. Fai un'altra chiamata. È uno scherzo, deve essere uno scherzo. Che gara, Callie Meyer! Non ho mai avuto dubbi. È stato fantastico. Non credo di aver mai visto una gara così. Mi sbagliavo su Callie. Come ti sei sentito quando si è rotto il motore? Non esiste la macchina perfetta. Abbiamo avuto un guasto, ma è la stessa vettura che ci ha portato fin lì. Quindi, conta la macchina a disposizione. È sempre stato molto ambizioso. È l'ambizione che lo spinge. Per cui potrei aver messo in giro delle voci sull'interesse da parte di altre scuderie mentre era alla Connersport. Per alimentare quell'ambizione. Mostrargli un orizzonte. In molti potrebbero vederla come una forma di manipolazione, no? Certo che lo è. La motivazione è esattamente manipolazione. Lo è? È così. Il fine giustifica i mezzi. Alla fine sono solo affari. Progetti per la prossima stagione? Hai capito? Una cosa alla volta. Resterai in scuderia? Se Casper resta, lo farò anch'io. Hai ancora un lavoro dopo lo scontro con Davidoff? Beh, sì, vedremo. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente abbiamo i fondi. Siamo una scuderia fantastica. Ed è tutto quello che conta? Certo, per adesso, ovvio. Ed è l'unica cosa che conta. Ok, quindi abbiamo finito? Sì? Bene. Ciao. Grazie per aver giocato la demo di Formula 1 2023. Vabbè raga, ma finisce così, basta. Diciamo che è andato un po' a perdere quando è entrata Kelly, raga. Hanno completamente eclissato Aiden e... poi ripreso un po' alla fine. Secondo me era bellissima la bagarre fra loro due.